Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars e oggi siamo su un video dedicato agli Hypercharge. Da un paio di giorni infatti ormai parliamo di update. Oggi abbiamo parlato nel primo video del giorno, se ve lo siete persi mi raccomando recuperatelo, di approfondimenti in merito al rework della ladder, però non ci sarà solo quello nel prossimo update. Parliamo di un'altra cosa di cui abbiamo accennato nei giorni precedenti, ovvero gli Hypercharge. Come annunciato dal buon Adrian infatti nell'ultimo bilanciamento, non ne vedremo altri prima del prossimo mondiale, e chiaramente questa cosa è anche corretta nei confronti dei giocatori professionisti che si stanno preparando per lo spettacolo. E un ulteriore chiarimento è arrivato anche nei giorni successivi sul profilo Twitter di Kim, che si occupa più della parte eSport, e qua proprio scrive nero su bianco che non rilasceranno nuove Hypercharge prima delle World Final. Poi dice proprio che non le rilasceranno, ma questo non vuol dire che non potrebbero annunciarle nel prossimo Brawl Talk, e soprattutto nel caso in cui non dovessero neanche annunciarle, comunque sia, quali potrebbero essere i prossimi Hypercharge che vedremo su Brawl Stars? Beh, si dà il caso che oggi possiamo rispolverare insieme una vecchia serie, una vecchia gloria che so che vi piaceva tantissimo, l'avrete visto dal titolo, Hyper Concept. Vi spiego subito cosa è cambiato, prima però non dimenticate l'iscrizione ragazzi, il mi piace e il codice Fer nello shop. A voi non costa niente, ma mi date un grandissimo supporto. Bene, tra l'altro per i Gym Bro c'è anche su Prozis, dopo la magliettina oggi. Ci spostiamo su Reddit, sul profilo di questo ragazzo che si chiama Ro, e perché, come potete vedere già da qua sotto, fa dei video molto molto simili a quelli di Pineapple, il ragazzo su cui si ispirava la serie di Hyper Concept precedente. Lui credo che effettivamente sia altrettanto bravo, non so se addirittura magari ha cominciato pure prima di Pineapple, questo non lo so. So solo che effettivamente, ora vi faccio vedere ad esempio questo per Kenji, fa insomma dei concept molto ben realizzati, con tanto di zoom, tutto bello preciso. Allora qua vabbè ragazzi, l'hyper che si è immaginato per Kenji crea questo colpo extra, questo faccio un piccolo fermo immagine, ecco, fa questo colpo extra che fa un'ulteriore dashata in due direzioni. Allora secondo me diventa veramente troppo overpower così l'hyper di Kenji, però è comunque qualcosa di verosimile, secondo me è comunque qualcosa di verosimile, ed è il primo che vi mostro oggi. Bene, andiamo a vedere questo qua di Melody, ragazzi. Se ci fate caso, in realtà è molto simile a un Hyper Concept che avevamo già visto. Infatti avevamo parlato di un concept di Melody proprio nell'ultimo video di Hyper Concept. Quindi bello vedere come, nonostante questo sia un altro artist, un altro editor, non so qual è il termine più corretto per indicarlo, il concept rimane simile a quello che avevamo visto. Quindi non solo il vecchio Pineapple si immaginava un eventuale hyper per appunto Melody come un qualcosa che aumentava il raggio delle sue note, ma appunto rimane anche questo secondo me tutto sommato un qualcosa di verosimile. Adesso scendiamo un po' più sotto, chiaramente ci sono anche altri video più inerenti a Brawl. Ecco, questo secondo me è veramente tanto tanto particolare come concept. Praticamente l'hyper di Pocho fa spawnare tre teste di tick che hanno l'effetto dell'hyper di tick. Cioè, non ho capito bene perché far spawnare tre teste di tick. Forse vorrebbe fare tre teste tipo di Pocho, quindi delle teste effettivamente simili alle sue. Però, boh, questo è quello che ci vedo un po' meno. Cioè, l'hyper di Kenji in realtà mi era piaciuto forse anche un pochettino di più rispetto a certi concept di Pineapple. Qua in realtà, secondo me, va un pochettino a perdere. Qui invece abbiamo Lily, ok? Qua fa questo TP che... cosa fa? Una doppia hit praticamente? Ah, un TP che... c'è proprio che c'è anche scritto. Fa due danni al nemico. Ok. Vabbè, poi se ci consideriamo anche le hit, il boost dei danni, cioè sta cosa qua ragazzi è molto broken, però comunque è un qualcosa di assolutamente fattibile. Ok. Anche se secondo me un eventuale hyper di Lily potrebbe essere sempre collegato al regno dei buffi. Quindi potrebbe magari una volta colpito il nemico portarlo nel regno dei puffi durante il fight, in modo che praticamente i compagni non possano aiutarlo. Questa è una mia idea, potrebbe essere molto interessante. Qua vediamo invece RT,
quando si trasforma, vediamo un attimino. Allora, praticamente spara colpi in tutte le direzioni. Vabbè, giustamente il deficit KRT è che fa un danno comunque ad area molto circoscritto, così invece si potrebbe ampliare molto. Interessante anche questa cosa, anche se non oso immaginare quanti danni potrebbe fare in una haste. Qui abbiamo invece un Hyper di Tara. Ragazzi, sì, in questo video ce ne saranno tanti. Da un po' che non vi porto un episodio di Hyper Concept. Questo spawna fondamentalmente due ombre. Una sembra curativa, l'altra invece sembra un'ombra che fa danni, perché una va a destra, quindi ipoteticamente verso un nemico, invece l'altra va vicino a Tara. E oltre a entrambe le due versioni spamma anche un po' di carte nell'area della super, che ci sta. Questo secondo me è come concept molto interessante. Di nuovo un altro concept per Melody, che passa attraverso i muri. Molto interessante anche questo. Su Melody ci si sbizzarrisce, ragazzi. Vediamo adesso un Hyper di Grey che praticamente muta l'Hyper di El Primo con un raggio intorno al suo teleport. Ah, ok. Qui invece rivediamo un Hyper di Buster. Buster l'avevamo visto anche tempo fa. Qui praticamente viene ingrandita la durata dello scudo, i danni che quest'ultimo può infliggere e anche la dimensione. Vediamo invece questo qua, quello di Kit, che è in grado di attaccarsi a più nemici contemporaneamente, di switchare tra un nemico e l'altro. Ah, può jumpare più volte. Ok, carino come cosa. Andiamo a vedere adesso l'Hyper di Byron. Tira la super e questa crea una sorta di pozza simile a quella che fa il Bombarley con il suo gadget, e quindi qualcosa di persistente. Questa forse tra quelle che abbiamo visto fino ad ora è la mia preferita. Devo dire che è molto molto bello questo Hyper Concept. Mi è sembrato sia il più verosimile sia anche uno di quelli meglio realizzati, perché l'effetto è veramente molto bello. Vediamo quello di Ambra. Allora, tira una pozza. Ah, e anziché lasciare l'olio per terra fa un effetto simile a quello del gadget. Ok, la durata è un po' tanta, ragazzi, però in realtà magari con un po' meno palline di fuoco ci potrebbe comunque stare. Vediamo un pochettino qua cosa abbiamo. Surge, ma Surge ha già un livello, cioè un hypercharge, quindi questo comincia a essere un po' datato. A spara attraverso i muri e il colpo si divide sempre, cosa che vabbè succede effettivamente con l'hyper che è stato rilasciato. E questo è quello di Chester invece. Ok, Chester tira una sorta di cos'è? Ah, ok, ne avevamo già visto uno simile. Praticamente combina due super, bomba e zona. Prima ne abbiamo viste altre due, quindi non tutte e cinque come un vecchio concept che avevamo visto. Ok, qua bomba e veleno. Ok, ho capito. Beh, bella come hyper, bella come idea. Questo invece è Sandy. Sì, vabbè, Sandy tira una tempesta di sabbia che prende tutta la mappa. Ragazzi, Sandy per fortuna è stato già introdotto come hyper. Qui abbiamo Meg, vediamo un po' Meg cosa fa. Ah, tira dei razzi con la super. Oh, questa anche non è male come idea, eh. Dei razzi che possono anche rompere i muri. Non è troppo esagerata, secondo me. Ci può ancora stare. Non è male. Vediamo Otis invece. Ok. Ah, piazza delle stelline intorno a sé. Ma ti devo dire che anche questa, magari 5 sono un po' tante, però non è male, non è per niente male anche questa. In realtà, scendendo oltre, sì, ci sono delle meme, ma non ci sono effettivamente altri concept, il che mi lascia pensare che comunque questo ragazzo sia effettivamente arrivato dopo poi in Apple, però non vorrei dire delle cavolate. In ogni caso, sicuramente, soprattutto con quest'ultimo Hyper Concept che ha rilasciato, meritava un video. Abbiamo fatto un po' un recupero oggi. Qualora dovesse continuare a fare buoni concept, qualora vi dovesse piacere questo tipo di video, magari con un altro episodio dedicato a questo ragazzo, insomma, potrebbe arrivare. Chissà se qualcuno di questi hyper lo vedremo effettivamente nel prossimo update in cui ci saranno degli hyper, chiaramente, riprendendo il discorso che facevamo prima del tweet di Kim, ma sicuramente avete visto anche durante il corso del video certi hyper sono stati introdotti e il concept, tipo quello di Surge o quello di magari Sandy, non tantissimo, però insomma, i concept bene o male in certi casi ci azzeccano anche, o comunque arrivano delle idee simili. Anzi, secondo me spesso Brawl prende anche un po' ispirazione dai concept realizzati dalla community
E insomma, effettivamente possono offrire degli spunti interessanti e darci una piccola anticipazione su quello che vedremo. Soprattutto quando sono fatti a video, sono fatti così bene, meritano di essere discussi. Chiaramente fatemi sapere magari voi nei commenti quale di questi vi sembrava veramente troppo esagerato. Noi ci becchiamo alla prossima. Domani, ragazzi, di nuovo una bella carrellatina di content per voi. Ci becchiamo presto, un salutone. Ciao belli.